Ciao e benvenuto nel canale di Una favola al giorno. Qui potrai ascoltare favole e storie, principalmente fantasy, per rilassarti ed essere trasportato in un mondo fantastico. Ti chiedo di fare un piccolo gesto per aiutarmi a far crescere il canale, iscrivendoti e lasciando un mi piace. Grazie. La figlia del re degli elfi. Lurulu osserva le turbolenze della terra. Il sole era già alto e Orione dormiva ancora profondamente. E anche i cani giacevano in silenzio nelle loro cucce. Siccome l'andirivieni degli uomini e dei carri non aveva nulla a che fare con il nano, Lurulu cominciò a soffrire la solitudine. La valle dei nani è così densamente abitata che un gnomo non si sente mai solo. Tutti siedono silenziosi a godere la bellezza di elfi o i propri impudenti pensieri, oppure nei rari momenti nei quali elfi si scuote dalla sua profonda calma naturale, il loro riso riempie la valle. Non sono più soli di quanto lo siano i conigli, ma su tutta la terra c'era soltanto un folletto e quel folletto si sentiva solo. La porta della colombaia era aperta, a 3 metri da quella del granaio e circa 2 metri più in alto. Al fienile si accedeva per mezzo di una scala a pioli, fermata al muro con un gancio, ma non c'era nulla che portasse alla colombaia, a meno di non essere un gatto. Però di là proveniva il mormorio di una vita straripante che attrasse il nanetto. Il salto da una parte all'altra era uno scherzo per lui e piombò nella colombaia nel suo atteggiamento naturale di impertinente benvenuto. Ma i piccioni sparirono tutti attraverso le finestre con un frullio di ali e lo gnomo si ritrovò solo. Però la colombaia gli piacque subito. I segni di vita feconda, le centinaia di casette di ardesi e gesso, le miriadi di piume e l'odore di muffa gli piacquero. La calma solenne e sonnolenta, le immense tele di ragno che trappeggiavano gli angoli, raccogliendo anni e anni di polvere. Non sapeva che cosa fossero le ragnatele, non avendole mai vedute a elfi, ma ne ammirava la fattura. La vetustà della colombaia, che aveva riempito gli angoli di ragnatele, e scritolato porzioni di gesso dal muro, mettendo a nudo mattoni rossicci e lasciando senza intonaco le lastre di ardesia del tetto, conferiva al luogo sonnolento un'atmosfera non del tutto dissimile alla calma di elfi. Ma al di sotto di essa e tutto attorno, Lurulu sentiva l'irrequietezza della terra. Anche la luce del sole che si stagliava sulle pareti, entrando dai piccoli rosoni per la ventilazione, si spostava. Quasi subito udì il frullare delle ali dei piccioni che tornavano e il secco rumore dell'impatto delle zampine sul tetto di ardesia, sulla sua testa.
ma non si decideva ad entrare e a raggiungere i loro nidi. L'ombra del tetto si proiettava su un altro tetto e il nano vide le ombre dei piccioni in agitazione sul cornicione. La copertura della costruzione più bassa, per la maggior parte, era chiazzata di licheni grigi, trapunti qua e là da nuova vegetazione gialla, disposta senza un disegno preciso. Udì ripetersi il richiamo di un'anatra per 6 o 7 volte. Un uomo entrò in una stalla e ne uscì con un cavallo. Un cane si svegliò e latrò. Una taccola, scacciata da qualche torre, passò alta nel cielo, strepitando. Grossi nuvoloni correvano sui crinali di colline lontane. Un piccione selvaggio tubava d'amore su un albero vicino. Qualcuno stava chiacchierando. E dopo un po' si rese conto con stupore di ciò che non aveva ancora avuto modo di notare durante la sua precedente visita a Earl. E cioè che l'ombra del suo tetto si era spostata di poco su quello più basso e sui licheni gialli e grigi. Movimento e cambiamento continuo. La cosa lo turbò, pensando alla calma profonda della sua terra, dove il tempo scorreva molto più lentamente dell'ombra delle case terrestri, e non passava fino a che tutta la felicità contenuta in un momento non fosse stata assaporata da tutte le creature di Elfi. Poi, con un roteare e uno sbattere di ali, i piccioni cominciarono a tornare. Venivano dai merli della più alta torre di Earl, sui quali si erano momentaneamente appollaiati, allarmati dalla mole e dall'aspetto canuto dell'intruso che li aveva spaventati. Tornarono e si posarono sui davanzali delle finestrelle rotonde, smicciando nell'interno, con un occhio solo, fisso sul nanetto. Alcuni erano tutti bianchi, ma quelli grigi avevano il collo coi colori dell'arcobaleno, ma molto meno belli e brillanti di quelli che fanno lo splendore di Elfi. E l'Urulu, benché lo guardassero con fare circospetto, non desiderava altro che la loro compagnia. E siccome quei figli irrequieti di un'aria e di una terra senza pace continuavano a fissarlo sospettosi, cercò di attirarli con le mosse alle quali i colombi erano abituati e alle quali credeva si dilettassero, come tutta la gente che vive sulle terre conosciute. Fece un salto e balzò su una delle casette di gesso appesa alla parete. Poi rimbalzò contro la parete di fronte e piombò a terra, sul pavimento. Ma con uno sbattere di ali, i piccioni frullarono via. E a poco si rese conto che i colombi preferivano la calma. Ripresero ad agitare le ali sul tetto e a ticchettare con le zampine sulle lastre di ardesia, ma non rientrarono più. E il folletto, sofferente di solitudine, prese ad osservare la vita della terra dalle piccole finestrelle tonde. Vide una cutrecola acquatica sul tetto
al di sotto di lui e stette a guardarla finché se ne andò. E poi due passeri che si calavano a beccare del grano sparso sul terreno. Erano tutte novità per il nano e si concentrò sui passeri con la stessa attenzione con la quale noi studieremmo un uccello sconosciuto. Quando i passeri se ne furono andati, l'anatra gracidò di nuovo, in un modo così delirante che trascorsero altri 10 minuti, durante i quali l'urulu cercò di interpretare quello che stava dicendo. Poi desistette, perché attratto da altre cose che gli davano l'impressione di essere più importanti. Quindi le cornacchie ripresero a schiamazzare un'altra volta, ma le loro voci suonavano frivole e l'urulu non vi prestò molta attenzione. Si concentrò invece a lungo sul tetto e sui piccioni che non volevano rientrare, tentando di interpretare il loro discorso, e ne fu soddisfatto. Aveva la netta sensazione che parlassero della vita e ne raccontassero la storia. E da quanto dicevano a bassa voce, gli parve di capire che la terra doveva essere così da tanto tempo. Al di là dei tetti si innalzavano gli alti alberi, tutti senza foglie, tranne le querce sempre verdi, qualche alloro, i pini, i tassi e l'edera che avvolgeva i tronchi. Ma i germogli sui rami sembravano prossimi a sbocciare e la luce del sole faceva risplendere germogli e foglie e l'edera e l'alloro brillavano come nuovi. Una ventata di brezza gli portò il fumo di un vicino comugnolo. In lontananza l'urulu scorse un enorme recinto di pietre grigie che circondava un giardino addormentato al sole, e nella luce solare vide chiaramente una farfalla librarsi in volo e calarsi nel giardino, e due pavoni dall'andatura lenta e solenne. L'ombra del tetto si proiettava sulla parte più bassa degli alberi splendenti. Un gallo cantò da qualche parte e gli rispose il latrato di un cane. Poi un improvviso scroscio di pioggia si riversò sul tetto e i piccioni furono costretti a rientrare. Si posarono nuovamente sulle finestrelle tonde, guardando il folletto con aria sospettosa. L'urulu, questa volta, si mantenne molto calmo e dopo un po' i piccioni, quantunque si rendessero conto che non era uno di loro, conclusero che non apparteneva alla razza dei gatti. Alla fine tornarono alle loro casette, continuando il curioso racconto dei tempi passati. Il l'urulu voleva ripagarli, narrando le strane storie dei nani, le più belle leggende di elfi, ma si rese conto che i colombi non erano in grado di comprendere il linguaggio dei folletti. Perciò rimase seduto ad ascoltare le loro chiacchiere, ma aveva l'impressione che cercassero di sminuire l'irrequietezza della terra e pensò che possedessero qualche sonnolenta formula contro il tempo, sebbene la stessa
non servisse a difendere i loro nidi, perché la forza del tempo gli era ignota e non sapeva che nelle nostre terre nulla ha potere contro il tempo. I nuovi nidi dei piccioni erano costruiti sulle rovine di altri nidi più antichi, su un solido strato di macerie che il tempo aveva prodotto nella colombaia, così come all'esterno gli strati del terreno erano composti dalle frane delle colline. Una rovina così vasta e continua però non gli riusciva chiara, perché il suo scarso discernimento era fatto soltanto per guidarlo attraverso la calma e la dolcezza di Elfi, e non si era mai soffermato molto a meditare sulle cose. Vedendo che i piccioni ora sembravano più amichevoli, tornò al suo mucchio di fieno, ne prese una bracciata e la portò in un angolo per renderlo più confortevole. Di fronte a tutto quel movimento, i piccioni tornarono a fissarlo, arcuando i colli, un po' allarmati, ma alla fine decisero di accettare il folletto come compagno. Lorulu si sdraiò sul fieno e stette ad ascoltare la storia della terra, o almeno quella che credeva tale, dato che non comprendeva il linguaggio dei colombi. Ma il giorno stava avanzando e il nano avvertì la fame più presto di quello che non gli succedesse a Elfi, dove tra l'altro non aveva altro da fare che raccogliere le bacche che pendevano dagli alberi della foresta che circondava la Valle dei Nani. Ed è proprio perché i folletti se ne nutrono che vengono chiamate bacche dei nani. Con un salto corse fuori dalla colombaia alla ricerca delle bacche, ma non ne vide nemmeno una, perché da noi esiste una stagione per le bacche, come tutti sappiamo, ed è una delle conseguenze del trascorrere del tempo. Ma il fatto che per un certo periodo tutte le bacche dovessero sparire dalla terra era una cosa troppo stupefacente perché il nanetto potesse comprenderla. Adesso si trovava nel bel mezzo dei casolari e vide soltanto un topo che cercava di incurvarsi per entrare in una baracca scura. Non conosceva la lingua dei topi, ma è veramente straordinario come quando due individui stanno facendo la stessa cosa, uno si renda subito conto dei propositi dell'altro non appena lo vede. In parte è come se fossimo ciechi sulle occupazioni altrui, ma quando incontriamo qualcuno intento a compiere la stessa azione, ci sembra subito di conoscerlo, anche senza parlare. E nel momento in cui Lorulu vide il topo alla baracca, capì che stava cercando del cibo e lo seguì. Il topo entrò, raggiunse un sacco di avena, lo aprì come il baccello di un pisello e si mise a mangiare. «È roba buona?» domandò Lorulu in lingua dialetta. Il topo lo guardò con aria dubbiosa. Non rassomigliava a un uomo e nemmeno a un cane. Ormai soddisfatto e dopo averlo fissato a lungo, lasciò perdere il sacco. Allora Lorulu mangiò l'avena e la trovò molto buona. Quando
Quando ne ebbe abbastanza, tornò alla colombaia e si risedette accanto a una delle tonde finestrelle feritoia, osservando il curioso trascorrere del tempo dall'alto dei tetti. L'ombra si stava allungando sugli alberi e non c'erano più riflessi, né sui lauri né sulle foglie più basse. Quindi la luce che inondava le edere lecce passò dall'argento all'oro pallido e l'ombra continuava a estendersi e il mondo a cambiare. Da una baracca vicina un vecchio con una sottile barbetta bianca si avvicinò lentamente ai canili, aprì la porta e portò del cibo ai veltri. E la sera fu piena del latrato dei segugi. Quando il vecchietto uscì, la sua lenta andatura fece rimarcare ancora di più al nano l'irrequietezza della terra. Poi giunse un altro che con altrettanta lentezza riportò un cavallo nella stalla sotto la colombaia e se ne andò lasciando l'animale alla sua cena. Ora l'ombra era salita ancora, tanto sulla parete che sui tetti e sugli alberi. Soltanto le cime delle piante erano ancora illuminate. Le gemme sui rami più alti ora risplendevano come smorti rubini. Il cielo azzurro pallido era tutto sereno e le piccole nuvole che fluttuavano qua e là ora fiammeggiavano di arancio e le cornacchie se ne rivolavano alla loro torre o sui cespugli sparsi per i prati. Uno scenario di pace. Al folletto, nella colombaia che odorava di muffa, tra generazioni di piume, il gracchiare delle cornacchie che affollavano il cielo, il monotono masticare del cavallo, il risuonare di passi qua e là, il soffocato rumore dei cancelli che si chiudevano, sembrava la prova evidente che nulla sulla terra poteva aver pace. E il sonnacchioso villaggio della valle di Erl, che non conosceva nulla della sua storia né di elfi, gli dava l'impressione di un vortice di turbolenza. Ora il sole era tramontato e una sottilissima falce di luna stava brillando sulla colombaia fuori dalla visuale delle finestrelle di Lurulu e tingendo l'aria di un nuovo, strano colore. Tutti quei cambiamenti turbavano profondamente il nanetto, al punto che pensò di tornarsene a Elfi. Ma gli venne in mente il pensiero che, restando, avrebbe poi potuto stupire gli altri nani. E nello stesso momento scivolò fuori dalla colombaia e andò a cercare Orione.